Ciao a tutti, benvenuti sul canale YouTube di Aero Cyclist. Oggi vi porto alle dighe di Campomoro, una delle salite più difficili d'Europa, top 3 a partire da Sondolo, e c'è scritto anche sui libri di ciclismo. Quindi andiamo a più vedere nel dettaglio, ed è una super salita. Come vedete sono qui a Vassalini e andiamo in direzione Lanzada, verso le dighe di Campomoro. Iniziamo la scalata. E via! Partiti da Vassalini, chiesa in Valmalenco, piccolo strappo in salita del 6%, ma dopo avrete circa 2-3 km di pianura per sciogliervi le gambe prima della grande salita. Qui a destra troverete la casa di un grandissimo campione sci alpino, Giovanni Rossi. Ma proseguiamo per il centro di Lanzada. Qui andate tranquillissimi, state con cadenze alte che sciogliete bene le gambe. A questo bivio dovete svoltare a sinistra e proseguite per la strada. Qui inizia la pendenza intorno al 6%, quindi una pendenza media. Quindi qui Lanzada è un grande paese di campioni, soprattutto oltre che Giovanni Rossi, ma anche due fratelli Bagioli, fortissimi nel ciclismo e sono dei ciclisti professionisti. Uno è Andrea Bagioli del De Koenig Quickstep e l'altro è Nicola Bagioli, che oltre che essere ciclista professionista produce anche la Lavecce, un prodotto antico malenco, ma lo fa in un modo artigianale che è super. Complimenti a lui, seguitelo. Qui ci troviamo al paesino sempre di Lanzada verso la fine, che si chiama Vetto, Contrada Vetto. Qua si fa sempre sentire, sei solo all'inizio, beh, dipende da che parte arrivi, da Sondolo ti sei già scaldato le gambe da un bel po', però se parti da Chiesa, ecco, questo strappettino bello lungo a partire da Lanzada si fa sentire nelle gambe. Non è pendente, ma ecco, finito il paese, proseguite dritti. Da qui inizia il bello, è una parte bellissima che ha la pendenza media intorno al 3-4%, ma veramente mi piace tanto perché la strada è bella scorrevole. Poi soprattutto vedrete ci sono due o tre tornanti e qui è bellissimo, non so, anche il paesaggio un po' nel bosco così, mi piace tantissimo questo tratto di strada pedalare. E adesso arriva la prima galleria. La prima galleria ed è in pavé. Vedete che prima volto la GoPro? Ecco, vedete con la luce bianca? Ecco l'uscita. Non è molto lunga, però si inizia a assaporare con l'odore di fiandre che saranno le prossime gallerie. Questa è ancora asfaltata, no? E non l'hanno ancora illuminata nel 2021, però in futuro vedrete che saranno tutte illuminate dalla prima all'ultima, perché sono sulle 13 gallerie.
qui inizierete a vibrare. qui dovete stringere i denti. Ecco, qui c'è il museo dei minerali e potete visitare anche le cave. Visitate il loro sito perché è molto interessante per la della storia della Val Malenco, è veramente bello, ve lo consiglio. Qui inizia la galleria più lunga in pavé. Qui i grandi campioni nel 2021 nella categoria Under 23 passavano proprio di lato a bordo della galleria. Pericolosissimo, ma sono grandi campioni. Guardate come questo video a fianco. Sono pazzeschi. Poi andavano a velocità. Ecco, se dovete fare il tempo, il com su Strava, dovete stare di lato a bordo galleria. E lì dovete avere il pelo sullo stomaco. Qui è l'ultima galleria prima di arrivare a Francia. E lì, ecco, qui bene o male la pendenza era ancora normale. Da qui, da Francia, iniziano i tornanti. Qui iniziano pendenze intorno all'8, 10, 11%. Qua inizia a sentirsi. Se dovete fare il tempo, il com... Ecco, è qua che fate la differenza. Qua se spingete in questi decina di tornanti, qui fate la differenza. Come è successo nel Giro d'Italia Under 23. Qua veramente gli spaccate le gambe ai vostri avversari. Qui calcolate che adesso vi sto dicendo nel 2021 Yuan Ayuso andava a 15-16 all'ora e io intorno alle 13-12. Pensate a quanto vanno i ciclisti professionisti in questo tratto, pazzesco. Se gli state dietro a Yuan Ayuso sarà un grande campione, magari vedrà il video tra 10 anni e avrà già stravinto le grandi corse in tutto il mondo. Però ecco qua, vedrete che è una bella strada. Poi qui soprattutto hanno appena riasfaltato, come vedete, belle salite.
Ecco, qui ricomincia le gallerie. Qua è una galleria veramente buia. Quello che vi consiglio magari avere in discesa un lumino. Qui è il tratto più pendente, 14% di pendenza. Dal video non sembra pendente. Assicuratevi, questo è il tratto più duro. Questa è, ecco, una galleria veramente buia che magari, ecco, già dall'anno prossimo, non so quando vedrà il video, sarà illuminata. Però ci stanno lavorando il comune di Lanzada. Qui invece a destra e a sinistra c'è tutto il parcheggio per andare verso Campanieda, un bellissimo posto da passeggiare, fare escursioni di sci alpinismo e ciaspole. Ve lo consiglio, ricordatevi Campanieda. Qui, ecco, qui inizia il piano e i veri professionisti vanno a 30, dai 30 ai 37 all'ora e usano il 53. Noi, ecco, avrete o 52 o 50, però qui potete spingere. Qua, ecco, dopo anche qui col tratto lì era in pavé, ma qui daceci dentro che è il finale. E qui inizia la crono, l'ultimo chilometro. Tutto in pianura che costeggia la diga di Campo Moro. Qui i professionisti vanno a 37-40 all'ora, voi se andrete a 33-35 all'ora siete bravi e continuate a spingere. Hop, 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 hop. Ultima galleria e il finito, finish, finito. Eccomi qua, finito questa super salita spettacolare con la mia bici da corsa. Lì è la diga di Alpegera, il bacino di Alpegera, io la chiamo seconda diga. Invece, ecco qua, mi sa che non la vediamo un po', che oggi è bassa la diga. Beh, comunque la diga è quella giù, è la prima, la diga di Campo Moro. Quella montagnetta là è gli impianti sciistici del Palù. Lì c'è stato l'arrivo Under 23. Ed è una vista spettacolare, ecco, dopo dovete lasciare la bicicletta da corsa qua se siete in bicicletta da corsa e per vedere lo spettacolo dovete arrivare sulla diga lì, sul bordo, e vedete il ghiacciaio, è bellissimo. Un super posto, ve lo consiglio assolutamente. Spero che vi sia piaciuto. Ecco, diciamo, una salita in bicicletta da corsa siete un po' limitati perché arrivate solo fino a qua, invece in mountain bike potete proseguire, come vi ho detto prima nel video, c'è anche una parte bella a Campanieda dove c'è un posto spettacolare, Rifugio Cristina, Rifugio Caruncascia, lì è un bellissimo posto anche in mountain bike. E così vi lascio, vi consiglio, se volete iscrivervi al canale, di schiacciare un bel like, iscrivetevi, consigliate il video se volete fare una super salita con i vostri amici ciclisti. E buone pedalate, alla prossima, ciao ciclisti. Ecco qua la diga di Campo Moro, adesso è bassissima. Ecco, di solito d'estate arriva un bel po' più, si vede che l'hanno lasciata un po' andare per dei lavori. Comunque, ecco, vedete che spettacolo. Questa è la Val Malenco, ciao biker.